Francesco Trenti, direttore scientifico del Museo archeologico del Casentino, che si trova a Bibbiena, domenica 31 di maggio, una bella riapertura dopo l'emergenza sanitaria. Quali le novità, direttore? Sì, salve a tutti, è veramente una soddisfazione poter riaprire le porte del nostro museo. Lo riapriamo anche con novità nei confronti della nostra utenza. Purtroppo in questo primo momento non potremo organizzare eventi come eravamo soliti fare, per rispetti dei vari protocolli, distanziamenti, eccetera, però abbiamo puntato soprattutto sul favorire l'ingresso all'interno del nostro museo da parte soprattutto delle famiglie e dei gruppi che si muoveranno nella nostra vallata, nel Casentino, così come si spera e come ci dicono i vari studi. E innanzitutto i primi 15 giorni di apertura l'ingresso sarà gratuito, quindi fino al 14 giugno l'ingresso al museo è appunto gratuito. E poi sono state previste comunque delle scontistiche proprio mirate ai gruppi familiari che, come ci dicono gli studi, appunto saranno i gruppi principali che si potranno muovere senza particolari problemi in questa fase 2. E quindi con biglietti unici dal costo di 5 euro un'intera famiglia potrà visitare il museo. Per di più sono previsti anche omaggi, come pubblicazioni che il museo mette a disposizione, che potranno essere abbinate a dei biglietti unici come quelli che vi ho detto. Altre novità sono quelle relative sia all'orario, che sarà di concerto con la Regione leggermente ridotto rispetto a quello che eravamo abituati ad offrire anche le scorse estati, quindi saremo aperti comunque sempre tutti i fine settimana, da giugno, a settembre. A luglio avremo l'ampliamento anche verso venerdì, mentre, per agosto al fine settimana si aggiunge anche il giovedì ed il venerdì. Abbiamo una sezione rinnovata molto ampia nel nostro bookshop, che appunto è dedicata soprattutto all'escursionismo, perché dobbiamo fare del nostro punto di forza, appunto, che è quello del nostro territorio, un fiore all'occhiello. E quindi nel bookshop del museo, che appunto è anche punto informazioni turistico del comune e anche punto ufficiale della Via Romea, potete trovare tutte le pubblicazioni relative all'escursionismo del Casentino per scoprire la nostra terra. È stato un momento difficile, noi ci proviamo a riaprire. Un ringraziamento va senz'altro sia all'amministrazione comunale che a tutti gli uffici comunali che ci hanno assistito nella redazione dei protocolli e nel preparare al meglio i nostri percorsi in sicurezza. E quindi dal 31 maggio sicuramente vi aspettiamo al Museo Archeologico del Casentino qui a Bibbiena.